L'inferno nella mente è il tema della 2 giorni di dibattito presso l'Università Vanvitelli di Caserta. Si è tenuto nell'aula magna dell'Università degli Studi il convegno internazionale di studio. In questi 2 giorni, organizzata dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Ateneo Casertano, studiosi ed esperti provenienti dalle università italiane ed europee si sono confrontati in una analisi della follia, seguendo un filo rosso fatto di percorsi giuridici, filosofici e sociali. Ad introdurre i lavori è stato il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Francesco Eliberto d'Ippolito. E oggi noi tiriamo un po' le somme di un lungo percorso di ricerca che in questa fase naturalmente vede il tema della follia come tema centrale. È un tema importante che non ricopre però soltanto una grande rilevanza sotto il profilo sociologico, ma anche sotto quello scientifico più generale e anche soprattutto sotto quello politico e giuridico, per cui il nostro Dipartimento è impegnato anche su queste tematiche di ricerca. C'è poi un ulteriore elemento che io trovo fondamentale soprattutto in questi territori, che queste tematiche danno anche luce su alcune istituzioni scientifiche e culturali che sono presenti e che molto spesso sono dimenticate, come la Real Casa dei Matti di Aversa, il manicomio, l'ex manicomio di Aversa, e come il nostro museo della Vanvitelli, il Musa, che è a Napoli, al centro storico. Con queste linee di ricerca, con questi convegni, con queste iniziative che peraltro finalmente ci vedono tornare in presenza dopo anni di lunga follia, di reclusione, diciamo così, noi diamo anche una nuova luce a questi territori e a queste istituzioni culturali. Moltissimi i relatori provenienti dalle università italiane. È stato affrontato anche il tema della violenza e della paranoia, presentando uno studio su un caso di pazzia lucida. Prima del dibattito, che ha chiuso la prima sezione del convegno, il pubblico ha potuto seguire gli interventi dei vari studiosi. Il prodotto di un'attività che abbiamo svolto per circa un anno, di un'attività di ricerca e di studio sulla malattia mentale, cercando di comprendere quella che è stata l'evoluzione del concetto, partendo dalla follia per arrivare poi alla sua definizione come di vera e propria malattia. Un approccio politologico, un approccio sociologico, un approccio giuridico. In realtà tutto ha preso le mosse da un percorso di ricerca che ha come tema la frenologia. Questa branca della scienza medica, poi rivelatasi una falsa scienza, che però ha lasciato molti lasciti in diversi campi. Basti pensare a quella che è una grande conquista di civiltà in campo giuridico, quella che noi oggi diciamo incapacità di intendere e di volere di un soggetto che si è macchiato di un reato terribile. Beh, bisogna valutare anche le condizioni in cui questo reato eventualmente si è consumato. Proseguiremo ancora per un anno e cercheremo anche di offrire una divulgazione scientifica adeguata alle collezioni del nostro museo di anatomia patologica, che è un vanto dell'Università Vanvitelli.